parlate di me, vi ho regalato la panda di 100 km in prima marcia. Che fine ha fatto la mia panda? Allora, certo che ci ricordiamo, piccola parentesi, per chiunque abbia auto da rottamare, auto brutte, sporche, chiaramente, cazzo, cioè, bisogna testarle ste auto, anche perché non si rottamano e basta, cioè facciamoci un video così almeno rimane nella storia, cioè questo è importante per noi. Facciamo la storia qua su, insieme, dai, facciamo la storia. La panda, 100 km! Cavolo! La tua panda è finita terza in tendenza in Italia, questa è la risposta. Quel video incredibilmente è piaciuto un casino. Sembrava un video monotono in realtà, perché è tutto in macchina. Uno dei primi, tutti in macchina. Però comunque c'era un potenziale tremendo. Cioè, c'è la curiosità di vedere che cosa succede. Sì, è stato devastante quel video. L'ha visto chiunque. Allora, piccola nota, tra parentesi, qua si parla di challenge che abbiamo fatto nel passato e faremo in futuro. Questa è una piccola nota di un fatto accaduto pochissimo tempo fa da dei nostri colleghi, poi non entriamo nello specifico perché non li conoscevamo personalmente, ma bisogna usare molto il cervello, veramente molto, in qualunque cosa si fa, sia che si girano dei video, come nel nostro caso, da professionisti, e sia nel caso di normali cristiani che girano per strada. Quindi mi raccomando, testa, cintura, usare un minimo di cervello per strada, soprattutto se si usano determinati tipi di auto, sarà veramente importantissimo. E bravo Rudy. Grazie, grazie mille. Sono molto emozionato, mi piace questa situazione. Ti voglio bene. Lo farò più spesso. Però sì, cervello e... Vai, vai, avanti prossimo. Prego. Volevo sapere da dove è nata la vostra passione per i panda. Vai, wait. Ah, in realtà la passione del panda è nata perché la prima panda, che è il panda armato realmente, e l'abbiamo preso in una carrozzeria, la demolivano, la buttavano, noi l'abbiamo sistemata con niente, 100 euro, 150 euro, 80 euro, secondo me 150 era il costo. No, adesso è follia, adesso è follia. L'abbiamo sistemata, l'abbiamo cominciato a usare, a lavorare prima di fare i video, ed era molto divertente, oggettivamente la lanciavamo nei fossi.